Noi cerchiamo in tutti i modi di sostenere questa caratteristica che è proprio tipica della nostra regione, il mettere insieme il sapere con il saper fare, la creatività con la dedizione al lavoro. Sono caratteristiche che si riscontrano solo qui e sono caratteristiche che noi vogliamo continuare a sostenere perché riteniamo che la grandezza della nostra regione si basa anche e soprattutto su questo. È un'opportunità che noi mettiamo a disposizione dei più giovani. La qualità artigiana che qua viene esposta, già testimone di tutta la Lombardia, dei mestieri storici lombardi che si innovano e si rinnovano, oggi diventa grande opportunità per i più giovani, per cui noi speriamo di generare nuovi artigiani, nuove partite IVA per dare continuità ai primati lombardi. L'obiettivo è anche innescare un cambio di mentalità, far sì che l'artigianato torni di moda. Chi espone oggi già lo dimostra, no? Sono tanti i giovani che oggi espongono, che già fanno gli artigiani in Lombardia, che hanno ereditato le attività da nonni e genitori, le hanno innovate e rinnovate, avendo grandi successi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista professionale. Per cui diciamo che si dice tanto che c'è questa distanza, ma alla fine ci sono alcune testimonianze che ci dicono che invece ci sono grandi opportunità per i più giovani. Per noi una giornata come questa è molto importante perché portiamo quello che facciamo in provincia di Milano, ovvero il vino, la collina di Milano, a conoscenza dei giovani. Tanti sono passati allo stand e nessuno è a conoscenza che Milano, oltre che moda, industria, è anche agricoltura e soprattutto vino. Ha una tradizione millenaria e noi siamo qua per rappresentarla. E per noi è molto importante che la Regione ci supporti, soprattutto perché senza un'istituzione alle spalle non possiamo crescere. Soprattutto il nostro territorio, molto piccolo e poco conosciuto, ha necessità di questo tipo di incontri, questi tipi di eventi. È un momento importante perché dà l'opportunità a noi artigiani, giovani e meno della Regione Lombardia, di trovarci, confrontarci, ma soprattutto mostrare quelli che sono i nostri prodotti, ma il valore aggiunto che noi artigiani riusciamo a dare ai nostri prodotti. Quindi ringrazio Regione Lombardia perché è un'opportunità importante anche essere qua a Palazzo Lombardia, un luogo simbolico e importantissimo della nostra regione. Quindi le istituzioni che si mettono a disposizione di noi artigiani.